perché ragazzi parliamone, è inutile fingere nel 2021 o far finta di essere qualcun altro per paura. In piazza della Resistenza contro la mancata approvazione del decreto legge Zan in Parlamento. Sono i ragazzi del comprensorio crotonese che si recano nella nostra città per studiare, colorando il corso con le bandiere rainbow, e che sabato mattina hanno manifestato in piazza della Resistenza nel sit-in promosso dall'Unione degli Studenti. Perché Crotone non deve essere sempre l'ultima. Crotone c'è e vuole farsi sentire. Questa legge è molto importante perché deve tutelare gli appartenenti alla comunità LGBT, le donne, che anche i ragazzi e le ragazze diversamente abili, quindi è molto importante. Molte persone non capiscono che include una grande fetta della popolazione. Senti, ma a scuola parlate di queste tematiche? Sì, è capitato l'anno scorso, abbiamo fatto vari discorsi, purtroppo diciamo che non si parla mai abbastanza di queste tematiche che sono molto importanti, ma mai abbastanza si discute di queste cose. Devo sentirmi tutelata con questa legge, quindi ho voluto scendere in piazza, ho voluto organizzare questa manifestazione. In realtà ci sono tante ragazze e tanti ragazzi che fanno parte della comunità, ma molte volte per paura tante persone si nascondono perché vengono giudicati, vengono derisi. Alcune volte vengono anche discriminati, minacciati, quindi tante persone, magari appartenenti alla comunità, tendono a nascondersi. Invece bisogna parlare di queste cose e bisogna uscire allo scoperto. Ma chi è l'omofobo? Io penso che sia una persona che, per evitare di essere minacciato, minaccia. Fa la prima mossa, diciamo, ma noi non siamo qua per minacciare nessuno, cioè io voglio solo essere protetta e questa legge è importante per me, cioè io devo essere, in quanto cittadina devo essere protetta. Sono stata molte volte derisa e per questo in prima persona ho voluto fare questa cosa, perché tante volte è capitato, sono capitati magari insulti, parole di troppo, comunque le parole fanno male, sono importanti, bisogna pesarle. Io non capisco queste persone che danno poco peso, pensano di essere nel giusto quando non è assolutamente così. Devono capire cosa stanno. Alla fine potrebbero anche esserci loro in questa situazione, quindi è importante essere tutelati. Senti, da queste parole ne hai tratto insegnamento, maturazione. Come è maturata poi la tua vita dopo queste parole? Allora, io sono stata male per queste cose, però anche grazie alle persone che mi sono vicine sono riuscita ad andare avanti, a farmi scivolare, anche se è molto molto difficile. Io ho cercato, mi sono aiutata e mi hanno aiutato e sono andata avanti. Però molte persone, a causa di queste parole, di queste minacce, di questi insulti, non riescono ad andare avanti, magari non hanno nessuno che li rassicuri, quindi tante persone anche per questi insulti, per queste minacce, sono tante persone anche compiono gesti estremi, quindi è bene pesare le parole. Sì, io sono qui per appoggiare questi ragazzi, come ho sempre fatto, sono sempre in prima linea, soprattutto perché, come tutti sanno, io ho subito violenza, ho subito omofobia, quindi tenevo tantissimo a questa manifestazione, tenevo tanto ad esserci. Che è importante che a scuola si parli di questi temi, che si parli di omosessualità, che si parli di sessualità e che si insegni ai ragazzi soprattutto il rispetto, perché è quello purtroppo che manca. Sì, c'è ancora questo tabù, di tabù ce ne stanno tanti e per distruggerli dobbiamo farci sentire. Questi sono tabù dell'antichità, di secoli e secoli fa, quindi io penso che per distruggerli anche queste manifestazioni servono tantissimo, molto. Il mondo va avanti, c'è evoluzione, quindi i diritti degli altri devono essere al pari dei nostri. Noi difendiamo la minoranza. No, nel mondo della scuola non si fa abbastanza per parlare di discriminazione.
Molto spesso a scuola si porta dietro il bigottismo che viene tramandato alle generazioni precedenti e di conseguenza sono molti anche gli episodi nelle scuole in generale, ma in ogni contesto, di discriminazione di qualsiasi tipo, a partire da quella verbale a quella fisica. E noi siamo qui appunto per evitare che accada ciò. Eppure Crotone negli anni 60, durante l'industrializzazione, è stata la prima città in Calabria con le persone che amavano travestirsi, quindi forse era più avanti ieri Crotone. Più avanti ieri che oggi. Oggi purtroppo in questa città come in altre città si sente molto questa carenza, perché è una carenza all'interno della società. E sì, è possibile che negli anni prima sia stata molto più evidente queste new entry all'interno della società, ma ora sempre di più iniziano ad esserci. Più andiamo avanti, più torniamo indietro. Un passo avanti e cinque dietro. Manifestare vuol dire comunque in qualche modo farsi sentire. E oggi noi stiamo rappresentando le varie scuole di Crotone. Io faccio parte del Gravina, Gian Vincenzo Gravina. Le scuole e i ragazzi sono comunque importanti. Allora, i ragazzi sono il nostro futuro, quindi manifestare è importante per i diritti umani, perché noi siamo sempre e comunque dalla parte degli ultimi. Un libro che si chiama Libertà d'essere, ma perché? Libertà d'essere è una denuncia alla società moderna, in quanto non abbiamo più libertà appunto d'essere, cioè non abbiamo più la libertà di essere infiniti in quanto umani, abbiamo tanti pregiudizi, tanti stereotipi e spesso si tende a giudicare l'amore altrui quando non ci si chiede se la persona, che sia etero, che sia omosessuale, sappia amare. Non abbiamo nessun tipo di potere, né online né offline, e io ne sono l'esempio palese di denunce fatte per minacce di morte sui social e non solo, picchiato, sputato, aggredito verbalmente, con quelle solite parole che risuonano nella testa. Hanno portato discorsi pieni di stereotipi e di argomentazioni che non reggerebbero neanche con un bambino di 5 anni. Poi ho sentito molte persone dirmi: se volete essere considerati alla pari e come tutti, allora a che vi serve una legge? Certo, vogliamo essere considerati alla pari, quindi da una persona esterna potrebbe essere una contraddizione il voler essere considerati alla pari.